Domani le gare principali dell'Insubria Cup, giunta all'ottava edizione, sempre qui all'IWORK Arena di Busto Arsizio, sentiamo quindi le voci delle protagoniste più attese delle categorie femminili. Di almeno 49 kg, tra le protagoniste attese Alessandra Coda l'anno scorso sul podio, e quindi quest'anno ci riproverai. Sì, è una bellissima categoria, il livello è davvero tanto tanto alto e perciò è molto stimolante per me andare a combattere in una categoria del genere. Quello che a me importa sempre tanto dalle gare, in realtà, a prescindere dal risultato dell'anno scorso o degli anni prima, è quello di andare a cercare di fare del mio meglio, che può sembrare una frase banale, però io ci vedo del profondo in realtà dietro, cioè quello che a me importa di più non è tanto il colore della medaglia che si può portare a casa o la medaglia stessa, ma più una ricerca della propria massima prestazione, intesa come ricerca del superamento di ogni volta quella piccola cosa o quel piccolo limite che la volta prima non ha funzionato. Categoria meno 57, la campionessa in carica Carlotta Bonetto che proverà a difendere il titolo domani. Sì, domani spero di fare dei bei combattimenti e di riuscire comunque a confermare, però l'obiettivo principale è combattere bene e poi si vedrà domani tutto. Come ti senti? Come arrivi a questa gara? Sei fiduciosa? Ma sì, cioè io poi dipenderà tutto da domani, comunque mi sento abbastanza bene, a parte un po' la stanchezza per il peso e per gli allenamenti, però speriamo. Categoria meno 57, un po' sorpresa, cambiata un po' all'ultimo, Desiree Cofano, domani, l'anno scorso medaglia di bronzo, una delle Meno medaglie 49. lombarde, visto che l'anno scorso hai gareggiato con la Reanta Condò Milano. Sì. Cosa ti aspetti dalla gara di domani? Allora, diciamo è una delle categorie più numerose nei senior femminili e penso che saranno parecchi incontri, diamo il massimo in ogni incontro, speriamo di arrivare sul gradino più alto del podio. Questo cambio di categoria, un po' a sorpresa, cosa comporta? Ti senti comunque in fiducia nei tuoi mezzi o è un po' anche te una Sì, no. sorpresa e andrai domani un po' settando il No, tutto? allora non è la prima volta in realtà che faccio questa categoria, sicuramente è diverso rispetto alle categorie che ho fatto e che facevo anche l'anno scorso. Il peso cambia, ovviamente il modo di combattere anche è diverso, però sostanzialmente penso, sono sfiduciosa in quello che appunto che so fare, speriamo appunto di andare bene. Categoria meno 67 ci sarà in lizza, forse per il podio anche Antonia Pagaccio, categoria con poche atlete ma molto agguerrite, molto combattive, molto forti. Tu devi difendere una medaglia dell'anno scorso, un argento, come Sì, ti sì. senti? Sicuramente sarà un'esperienza stimolante, sarà il luogo dove mettere in pratica le ore di allenamento e dare tutto sicuramente. C'è fiducia del riuscire a difendere la gente dell'anno scorso e magari addirittura fare quel passettino che ti permetterebbe di vincere l'oro? Beh, c'è l'ambizione, diciamo così. Poi ovviamente tutto sta nella prova e in cosa succede poi lì sul campo, quindi non voglio dare aspettative o pensare che succederà qualcosa, piuttosto impegnarmi perché accada, ecco. Categoria meno 67 kg, in corsa per il podio sicuramente Maressa Fochina, abbonata al bronzo all'Insubria, adesso proviamo a scalare un passettino. Sì, diciamo che il bronzo è stata un'abitudine nelle ultime tre Insubria e spero e voglio giocarmela al meglio quest'anno, quindi spero appunto di poter ambire a una medaglia diversa. Oro, si spera. Maria Rampelotto, la categoria meno 73, sei vice campionessa italiana in carica, quindi forte dell'argento, vinto a dicembre. Ci sono un po' di aspettative su questa gara? Sì, adesso sono più motivata perché stamattina sono un po' col peso, sai, un po'. Ma adesso vado avanti a prendere Sicuramente l'argento ti ha dato fiducia, quindi domani cosa ti aspetti? Una bella prestazione, magari anche la medaglia d'oro? Sì, speriamo. Cioè, è sempre un'esperienza anche ricevere argento nei campionati italiani. Beh, Maristella Smiraglia domani non c'è, Sì, quindi lo so. sulla carta le Ma anche possibilità. con lei è stata un'esperienza combattere contro lei, perché volevo sempre fare questo. Quindi. Certo.